La speranza, io direi che è l'ultima a morire. Io credo tantissimo in questo strumento. Tutta la Fratelli d'Italia punta sul doppio canale. Io e il presidente del Dipartimento Istruzione da anni presentiamo quindi il doppio canale, perché per me è quindi uno strumento, io direi, il più valido, ecco, per affrontare quello che è il precariato storico. È passato al vaglio delle inammissibilità, quindi io direi già che è un passo importantissimo. Aspettiamo adesso la discussione in commissione. Certo, noi di Fratelli d'Italia ci siamo su questo emendamento, e per noi è importantissimo che si possa ottenere la sua approvazione. Questa è una figura a me tantissimo cara, visto che io sono dico sempre, non dimentico mai di essere un DSGA. Abbiamo fatto, diciamo, dei passi in avanti. Il nostro impegno è quello veramente di riconoscere realmente il loro lavoro, che è un lavoro enorme. Condivido con loro le ansie, le preoccupazioni, perché il lavoro, soprattutto con tutta la progettualità relativa al PNRR, è triplicato e sono aumentate le responsabilità. Faremo di tutto affinché questo impegno di Fratelli d'Italia si possa, in un prossimo abbastanza breve, possa vedere concretezza in un emendamento che possa dare un frutto veramente, quindi un riconoscimento a questa importantissima e fondamentale figura della scuola.